Dalla, che oggi avrebbe spento 70 candeline. Il giorno del compleanno di Lucio Dalla, questa sera una grande festa in musica da Bologna, da Piazza Maggiore, per ricordare, per omaggiare Lucio Dalla con le sue canzoni. Tanti big della musica italiana, da Andrea Bocelli, passando per Samuele Bersani, Mario Biondi, Pino Daniele, Gigi D'Alessio, Stefano De Battista, Fiorella Mannoi, ancora i Negramaro con Giuliano Sangiorgi, Ron, Paolo Rossi, Gli Stadio, Ornella Vanoni e Chiara, Renato Zero, Zucchero, Gianni Morandi ovviamente, e anche Marco Mengoni a omaggiare Lucio Dalla. E Marco Mengoni, che abbiamo incontrato, che è protagonista in questo spazio interviste, che salutiamo e accogliamo con questo applauso, ha deciso di omaggiare Lucio Dalla con il brano Tu non mi basti mai. Marco, il perché di questa scelta? Tu non mi basti mai. Ma come fa a essere nel cuore di tutti quelli che l'ascoltano? Ne sono veramente tantissimi. Cioè, nel senso che è un pezzo che dice delle parole incredibili, terrene, quotidiane. E questo è il mood che ho io in questo periodo. Quindi non c'era canzone più bella per ringraziarlo. Il regista aspettava la star al ristorante. Sembrava un morto con in mano un bicchiere. Di Mary Louise, Marco, il tuo duetto con il grande Lucio Dalla, e sarà un'emozione particolare esibirsi questa sera sul palco, quello allestito in Piazza Maggiore, la piazza grande di Lucio, oltretutto a pochi metri dalla sua casa, dalla sua abitazione di via D'Azeglio. Quanti ricordi, Marco, anche per te, immagino. Noi eravamo stati a pranzo proprio qui vicino, credo, con Lucio, quando abbiamo registrato il duetto di Mary Louise. Mangiavi anche? Io mangiavo, e anche tanto. Mi ricordo, faceva anche una battuta, perché in quel periodo lui aveva il gesso al piede, quindi un pazzo. Sì. Un aggettivo che ti viene distinto? Un libero, veramente un libero. E questa è forse la cosa più importante, è l'unica cosa che abbiamo in questa vita, cioè che comunque si può ricercare e si può lottare. Per questo lui, secondo me, in gran parte l'aveva raggiunta. Lo ammiro, lo stimo, mi ha dato una mano incredibile, perché forse io ne avevo troppo poca e sempre meno, andavo sempre verso una strada che non me la dava, diciamo. E quando sono venuto qua a Bologna quei due giorni, cioè, mi sono tornato a casa e ho detto, cioè, ma guarda, questo malefico è sempre di un carico, è sempre di una gioia, sprizza, cioè, positività da tutti i pori. E io invece ho 24 anni, comunque ho cominciato da poco e dovrei praticamente avere l'osso in bocca e mordere chiunque. Sto qui che mi faccio le domande e ho dei dubbi, mi si sono cancellati. Sì. Lo so. In questo momento quanti anni hai? In questo momento ce n'ho 60. No, dai. No. Boh, ma io devo dire che questo mondo, sono veramente pochissimi anni. Questo mondo ovviamente ti mette davanti a tantissime persone, cioè ti fa incontrare molta umanità, quindi per forza di cose devi crescere in fretta, perché sennò vieni schiacciato. Adesso noi mettiamo in onda Tu non mi basti mai, poi parliamo ancora un attimo con Marco. Non mi basti mai tu. Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Applausi sulle note di Tu non mi basti mai. Omaggiamo nuovamente, diciamo ancora una volta buon compleanno con il pensiero al grande Lucio Dalla. Marco Mengoni, intanto l'applauso anche per te per il trionfo al nostro Vota Sanremo. È un'annata super, quella culminata finora con la vittoria al Festival di Sanremo. Te l'aspettavi un inizio d'anno così? Quest'anno è andata così? No, io avevo mi sono alzato una mattina un bel po' di mesi fa e mi sono svegliato con la voglia di andare a Sanremo. Non sapevo neanche che lo conducesse, quindi. Poi appena ho sentito ovviamente che c'era anche Fabio che conduceva e Luciana, mi è venuta ancora più voglia, perché ripeto quello che ho detto di Lucio, secondo me anche loro comunque sono dei liberi, o comunque persone che danno molto spazio alla parola, alla libertà di espressione.
E quindi sono stato felicissimo. Di vincere non me l'aspettavo neanche per il cavolo, cioè proprio per niente. Si è andata bene, mi ha sfiorato la parolaccia. Abbiamo sfiorato, ma son diventato bravo con le parolacce perché mi hanno già ripreso molte volte. Chi ti ha ripreso? Parliamo di libertà e... È il mio staff. No, vabbè, però su questo forse un po' hanno ragione. Però io seguo comunque Lucio, che ogni tanto una parolaccetta non ci sta male, cioè voglio dire. È un rafforzativo. Voglio dire. Disco in arrivo tra un po', ufficiale 19. Disco in arrivo il 19 marzo. Io sono molto soddisfatto del disco, veramente tanto. Abbiamo lavorato come dei muli. Ovviamente non si è mai soddisfatti del tutto, mai. Io poi io soprattutto, cioè nel senso la perfezione, anzi il bello di vivere è proprio la ricerca di questa perfezione che poi magari non avremo mai, perché i greci forse si sbagliavano creando una statua. Eri in corsa. Sì, vengo da un istituto d'arte, quindi uso tutte gli arnesi, gli utensili a mio... nel mio bagaglio. No, insomma, il disco. No, perché sto deviando, capito? Io driblo la domanda. No, il disco per me è puntini puntini. Io spero che venga preso bene, perché comunque è una parte di me ancora diversa. Sicuramente sì, è completamente l'opposto dall'ultimo disco che è stato fatto. Marco, noi ti ringraziamo intanto per questi minuti che ci hai dedicato. Senti, l'applauso è per te, perché ufficializziamo anche la vittoria al Vota Sanremo di Radio Gamma nella sezione campioni, ovviamente, perché campione sei. Anche il Vota Sanremo web di Radio Gamma ti premia. Bocca al lupo per il disco, ci sentiamo presto, grazie per questi minuti, buona serata. Grazie a voi. Ma grazie a te, anzi ti lasciamo il microfono, Marco, per trasformati un attimo in DJ, in speaker, e lancia la tua canzone. Ascoltiamo adesso un brano di Marco Mengoni, questo è l'essenziale, vai con la musica, senti il sound. Si sentono gli eroi.